Da che l'ha visto, pensa a lui perché può sognare anche la figlia d'un re. In questo castello, in cima alla torre, vivevano il re, che era buono, generoso e molto contento di essere il re. La regina, che era dolce quanto bella, con capelli come raggi di luna, e la piccola principessa, che si chiamava Rosamunde. Rosamunda non usciva mai dal castello, perché il re e la regina non volevano che fuori rischiasse di affrontare la realtà del mondo. Pollicino. Ti rivedrò, Pollicino. Te lo giuro. La spranga alla porta e ce ne andremo tutti. Dite, signor Orco. Oh, sire, l'orco è morto! Lo hanno ucciso. L'orco è morto? Sì, sire, l'ha ucciso un giovane eroe. Viva il giovane eroe! Dov'è questo giovane eroe? Mostratemelo! Ora verrà, sire, verrà! Sire, ricompensatelo! In nome di Dio che mi è testimone e davanti al mio benamato popolo,
Nomino questo giovane eroe Gran Connestabile! Oh, Gran Connestabile! Fate largo, sta arrivando! È lui, è lui! Dov'è? Rosamunda, vieni subito fuori! Mi hai sentito? Oh, un re non farta la porta di una bambina! È una vergogna! Voglio che sposi il Gran Connestabile. Ma almeno ci vorrai dire chi è questo Gran Connestabile. Non voglio un connestabile, voglio Pollicino. Le principesse non sposano i boscaioli. Perché? È così. Se è così non sposerò mai nessuno. Tu sposerai il Gran Connestabile. Viva il Gran Connestabile! Sire! Ecco il Gran Connestabile! Non voglio vederlo. Non lo guarderò nemmeno. Ma come? È lui. Da chi è stato fatto Gran Connestabile? Da me. Ha ucciso l'orco e io nell'entusiasmo... Oh, ma non dovete scusarvi, mio bel sire. Tutti quanti vi ameranno di più. E io per prima. Fece il giro del regno e arrivò alle orecchie di un signore che si chiamava Charles Perrault. Lui la trovò così bella che prese subito la penna e cominciò a raccontarla.